Ciao bambini, oggi faremo una lezione speciale, una music lesson. Che cosa riguarderà? Le note musicali, sia per quanto riguarda la loro altezza che la loro durata. Innanzitutto guardiamo questo simbolo che è la chiave di violino o di sol. Ma perché si chiama così? La chiave di violino si chiama così e si chiama anche chiave di sol. Perché quando iniziamo il movimento per scriverla dobbiamo iniziare proprio nella riga del pentagramma dove va la nota Sol, cioè sulla seconda linea. Ascoltiamo facendo clic sul link qui sotto il Do con durate diverse. Prima ci sarà un Do come suono lungo di 4 quarti, poi come un suono medio di 2 quarti, successivamente con un suono più corto di un quarto, infine con un suono molto più corto di un ottavo. Il pentagramma o rigo musicale è proprio lo spazio dove andiamo a scrivere le nostre note musicali. È infatti formato da 5 linee e da 4 spazi, come vedete nella figura inferiore. E sul pentagramma si scrivono le note musicali Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. E così si forma quella che è la scala musicale. Il pentagramma viene diviso in battute e ogni battuta rappresenta lo spazio compreso fra due stanghette, ossia fra le due linee verticali. Accanto alla chiave di violino viene inserito sempre il tempo. Nel primo caso abbiamo un tempo di 2 quarti e quindi la battuta contiene 2 tempi. Nel caso centrale abbiamo un tempo di 3 quarti e quindi ogni battuta avrà 3 tempi o conterrà 3 tempi. Infine abbiamo 4 tempi, quindi 4 quarti. Capite bene che ci sono modi diversi di scrivere le note in base alla loro altezza e alla loro durata. La semibreve, che è la nota in alto centrale, è una nota che dura 4 quarti, si chiama anche intero. Per formarla posso anche utilizzare altre due note, quelle più in basso. Ognuna di esse rappresenta 2 quarti. Ma la semibreve, essendo formata da 4 quarti, può essere anche suddivisa a sua volta in 4 parti. In questo caso ogni parte, cioè ogni nota, rappresenterà un quarto della semibreve e quindi ne serviranno 4 per formare 4 tempi. In quest'ultimo caso la semibreve invece può essere suddivisa in 8 parti. Si tratta di crome. Le crome vengono unite di solito a 2 a 2, ma anche a 4 a 4. Ogni parte rappresenta un ottavo. Avete oggi imparato che la musica ha una bellezza data dall'armonia, ma anche dalla sua scrittura.